dalla visita ortopedica alla rieducazione funzionale post-chirurgica, da quella post-ictus ai trattamenti domiciliari. Maurizio Ripani alla dire illustra i benefici della Human Body Posturizer, la prima ortesi mobile. Lo Human Body Posturizer, essendo una metodologia con questa totale articolarità di tutte le strutture che noi abbiamo e possiamo fare qualsiasi movimento dal correre, oltre a camminare, a correre e quindi anche fare attività sportiva, ci permette di far muovere tutti i muscoli. E abbiamo visto attraverso ricerche scientifiche che gioca un ruolo essenziale proprio poi nel mantenimento della postura stessa. Quindi i muscoli vengono attivati, quindi si porta l'armonizzazione a livello posturale e quindi un sollievo per il paziente anche se ha sintomatologie dolorose e così via. Un messaggio di grande unione e voglia di collaborazione da parte delle 19 professioni sanitarie multialbo che si sono riunite per 3 giorni a Rimini nel primo congresso della Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione. A parlarne con la dire il presidente dell'Associazione Italiana Fisioterapisti, Mauro Tavarnelli. Il messaggio è proprio quello che si può vedere, cioè di grande unione, grande voglia di collaborazione di tutte le professioni sanitarie unite in questo ordine e praticamente voglia anche di completare questo percorso. Adesso avremo entro l'anno l'elezione delle commissioni d'albo, che sarà un altro anello importante. Il successivo sarà quello della Federazione Nazionale delle Commissioni d'Albo, per cui però siamo in attesa di un decreto attuativo. Con quello si completerà la fase appunto di reale istituzione di tutti gli albi delle professioni dell'ordine e di conseguenza lì potremo dire di avere chiuso il percorso della legge Lorenzin. L'Associazione Emofilici Lazio ha presentato un servizio di riabilitazione a domicilio dedicato ai pazienti affetti da artropatia e ai pazienti in fase riabilitativa post-chirurgica con limitazioni funzionali, difficoltà logistiche o fragilità che impediscono loro l'autonoma fruizione dell'offerta riabilitativa pubblica. Si tratta di un progetto realizzato a misura della comunità emofilica del Lazio. L'offerta terapeutica riabilitativa prevede 2 possibilità, la fisioterapia a domicilio e la idrochinesiterapia presso le terme di Tivoli, da attuare con diverse modalità di spostamento del paziente. Conto alla rovescia per il primo convegno degli esperti di riabilitazione cardiorespiratoria che si terrà venerdì 25 ottobre all'ospedale privato accreditato Villa Pineta a Modena. In quell'occasione medici, specialisti e docenti universitari dell'Emilia-Romagna, con la presenza e il contributo di un gruppo di clinici ed esperti della Lombardia, si incontreranno per far luce sullo stato attuale della cardiologia e pneumatologia riabilitativa e sulle sfide per il futuro. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.